Quando volete. Allora, possiamo cominciare? Se sì. Ci troviamo in montagna, ti presenti per favore e ci dici qual è il motivo che ti ha portato oggi qui? Sì, dunque, io sono Gabriele Curci e lavoro all'Università dell'Aquila, al Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche e al Centro di Eccellenza CETEMS per la previsione di eventi meteorologici severi. Il motivo che mi ha portato qui è essenzialmente l'oggetto dei miei studi, che riguardano l'atmosfera in senso lato. Oggi qui nel convegno per il corso ONTAM si parlava appunto anche, tra le altre cose, di cambiamenti climatici, che sono ovviamente un argomento di interesse per la mia ricerca specifica, mia, insomma, personale del centro in cui lavoro, ma anche, se vogliamo, della società e dell'umanità in generale. Probabilmente le sfide che riguardano il cambiamento climatico racchiudono in sé un po' quello che sono le sfide del nostro secolo riguardo l'alimentazione, l'energia, le sfide che la società si prepara e si deve preparare e studiare ed affrontare per questo secolo. Tu hai parlato, hai utilizzato i riferimenti di severità nella meteorologia, di sfide, ma che cosa ci aspetta allora? Perché una severità di questo genere? Che intendi? Intendo, quello che stiamo osservando è un cambiamento molto rapido del clima, nel senso di temperature che stanno salendo con un tasso di crescita che non era mai stato osservato nei millenni, nei centinaia di milioni di anni precedenti dalle nostre misure indirette. Questo sembra essere associato ormai con evidenza abbastanza solida alle attività che l'uomo ha portato avanti dalla rivoluzione industriale in poi, quindi da metà del Settecento in poi, e che quindi sembra aver non solo aumentato la temperatura ma anche aver cambiato quello che è la dinamica interna del clima, quindi la distribuzione anche ad esempio delle precipitazioni. Per eventi severi di solito... Distribuzione delle precipitazioni, che vuol dire? Non piove più oppure... Dipende da zona a zona, per distribuzione si intende sia in termini di spazio che di tempo. Quindi quello che stiamo osservando è che alcune zone che prima erano piovose con una certa quantità la possono diventare meno o più, e questa tendenza va ad esasperarsi nelle previsioni che possiamo oggi attuare con i nostri modelli climatici. Quindi ad esempio abbiamo visto che nella zona che riguarda più da vicino noi il Mediterraneo, in estate si prevede che in futuro le precipitazioni andranno diminuendo in maniera consistente, intorno al 20-30%, questo in estate, mentre in inverno sembra di meno. E questo anche sull'acqua potabile? Questo inciderà sull'approvvigionamento d'acqua potabile senz'altro, sia direttamente con le precipitazioni, sia in termini di temperatura con l'accumulo di acqua nelle zone montane, che sono un punto di particolare interesse per il percorso che state facendo in questi giorni, perché ovviamente un aumento delle temperature comporta una riduzione dell'estensione della massa dei ghiacciai, cosa che è ormai acclamata. E quindi è un dato certo che i ghiacciai si stanno riducendo? Sì, direi di sì, senza alcun inequivocabile dubbio, e addirittura molti studi prevedono per alcuni ghiacciai anche, diciamo, europei la completa scomparsa nell'arco dei prossimi 10-20 anni addirittura. Quindi completa scomparsa, perderemo dal punto di vista del paesaggio un elemento molto significativo, quindi conviene andare a vedere gli ultimi ghiacciai. Senz'altro, dal punto di vista paesaggistico sarà un cambiamento drastico, perché chi è abituato appunto ad andare in montagna e ammirare le bellezze anche legate alle formazioni, alla trasformazione della montagna nelle varie stagioni, perderà questo elemento. E poi alcune zone molto praticamente dipendono in maniera molto forte dall'accumulo dell'acqua potabile appunto in montagna durante la stagione fredda, e quindi questo potrà senz'altro, è uno degli aspetti che sono da valutare. Dal punto di vista di un giovane c'è da preoccuparsi, quindi sarà più difficile vivere tra qualche anno? È una bella domanda, è la domanda che ci stiamo facendo tutti, la domanda che si stanno facendo anche, diciamo, a livello di governi tutti i paesi del mondo, quando essenzialmente hanno deciso di sottoscrivere l'accordo di Parigi, che va come in un certo senso a confermare anche gli accordi precedenti. Il famoso COP21, la preoccupazione è proprio quella. Ci sono delle previsioni, ovviamente con le loro incertezze, però sembra che in effetti per la nostra società
il mondo diventi più aspro, più difficile da sostenere ai ritmi attuali, questa è l'evidenza. Allora, come si, questo si declinerà nelle singole zone, nelle singole città, nei singoli paesi, è magari ancora difficile da dettagliare con precisione. Sembra che però, ecco, dobbiamo prepararci a un cambiamento e anche prepararci e studiare un modo per mitigare questi cambiamenti, per limitarli. Altrimenti potremmo andare veramente a una crisi del nostro sistema di società, ecco. E quindi una difficoltà di vita per i giovani, per le prossime generazioni. Per le prossime generazioni, perché ci sarà, certamente. La nostra società, così com'è, sembra che non sia più sostenibile davvero. Sia in termini numerici, sia in termini di pretese energetiche e di prodotti che vogliamo utilizzare. Si parla di sostenibilità, ma anche di resilienza. Sì. Che vuol dire questo? Allora, sostenibilità significa avere una società che continua a vivere in modo confortevole, a svolgere attività intellettuali, quindi tutto ciò che non riguarda la mera sopravvivenza su questo pianeta, ma tutto ciò che per cui è bello vivere, insomma, continuare a poterlo sostenere però senza distruggere allo stesso tempo il pianeta, ma per pianeta a questo punto intendiamo veramente anche la società stessa, cioè quello che è veramente in pericolo, ripeto, è proprio il nostro modo di vivere, quindi cercare di continuare a sostenere questo modo di vivere però in maniera ecocompatibile, proiettato sulle generazioni future, proprio come uso delle risorse, però guardando avanti. Mentre l'altra parola, resilienza, riguarda l'adattamento, cioè resilienza significa la capacità di una certa comunità di tornare allo stato precedente a una certa crisi. Ecco, qual è la crisi? Per esempio, prima abbiamo richiamato il termine di evento severo. Un evento severo può essere una tempesta, non so, un evento meteorologico molto severo che porta, posso pensare a frane, inondazioni, a distruzione di beni, perdita di vite umane. Resilienza significa quanto la capacità, in termini sia diciamo economici, sia di tempistiche, la capacità di tornare a le condizioni preesistenti a questo evento severo, quindi si studiano diciamo modi per prevenire i disastri anche legati ai cambiamenti climatici. In questa direzione è importante anche la conoscenza, l'essere consapevoli di... Il Club Alpino Italiano opera in questa direzione, cercare di informare? Io direi che svolge un ruolo assolutamente fondamentale insieme a tante altre associazioni. Secondo me il problema più grande è quello veramente di essere informati e di veramente avere un'opinione pubblica che spinga a studiare il problema, perché al giorno attuale veramente anche il mondo scientifico non ha accordo su quella che può essere la soluzione ai cambiamenti climatici e a tutti i problemi annessi a questa cosa. Non c'è nessuna ricetta magica, non c'è nessuna... Più che altro non c'è una ricetta univoca che da sola può risolvere tutti quanti i problemi, quindi c'è veramente bisogno molto di studiare. Per studiare ci vuole la collaborazione di molti, se non di tutti. Il contributo di tutti, oltre vabbè, magari a comportamenti più amici dell'ambiente, come ovviamente può essere fatto da ciascuno di noi, è anche proprio avere un'opinione che prema su governi, istituzioni, affinché i propri problemi si studino. Perfetto, e ma vengono ci sarà tenuti. Un futuro reale legato a COP21, perché io so che da 25 anni, dal Summit di Rio, che si parla di queste difficoltà a livello planetario, certo. Messo tra le emergenze, però poi in buona sostanza non è che si sia fatto molto. Anche su questo, basandoci sull'esperienza passata, tra virgolette falliti, comunque hanno avuto un effetto molto limitato gli accordi precedenti, perché questo dovrebbe averne di più. C'è una maggiore consapevolezza, secondo me, la vera c'è qualcosa differenza è che sono passati 20 anni da quelli passati precedenti. 20 e quindi è cambiato i banchi, il mondo, è cambiato l'opinione. Non fare molto in questa direzione, i parchi? Assolutamente, i parchi sono, a parte delle riserve naturali importantissime per la biodiversità, per la natura, eccetera, ma raccolgono intorno a sé delle persone veramente interessate all'argomento, alla natura e proprio all'ambiente in senso lato, dove appunto, ripeto, per ambiente noi dobbiamo cominciare ad intendere anche quella che è la nostra città e società, cioè non è soltanto la natura pristina. Che puoi dirci che è tutto collegato. È tutto collegato alla fine, certo, non possiamo ignorarlo.
e sicuramente i parchi raccolgono delle comunità forti che possono spingere l'opinione che pubblica, però vanno anche aiutati in termini di servizi e di altro. Per conoscere meglio questi territori, uno dei modi è proprio quello di andare a piedi. Un'escursione tua ultima qual è stata? Ultima mia escursione purtroppo non ho fatto proprio perché siccome ho dei bambini piccoli loro non mi seguono, oppure se, anche se li voglio trasportare fisicamente con degli zaini si lamentano troppo, però diciamo le nostre passeggiate quotidiane, io abito all'Aquila, sicuramente vengono fatte sulle montagne vicino, no? Il Monte Pettino, la Crocetta, che sono passeggiate ormai praticamente tipiche per i cittadini aquilani, e altre passeggiate sono più che altro limitate alle zone limitrofe, quindi essenzialmente il Gran Sasso. Però tu consiglieresti a un giovane di andare in montagna? Assolutamente, sì, io sono anche un ex boy scout veramente, ho vissuto la montagna. Sei stato anche... o sei anche socio del club alpino italiano? Devo dire la verità, no, non sono socio del club alpino italiano, ma dovrei ripensare questa mia condizione. In materia di tutela, proprio di avvicinamento, il club alpino italiano ha prodotto uno strumento che si chiama Bidecalogo. Sono 20 punti che definiscono un po' le linee di indirizzo e le regole che ognuno di noi dovrebbe osservare. Lo conoscevi tu questo documento? No. Eppure è un documento datato dall'81, pensa un po'. Okay. È stato rivisto recentemente, però è uno strumento da antesignani come Club Alpino Italiano. Noi te lo affidiamo affinché tu lo possa leggere in questi 20 punti, trovando anche attenzione al punto numero 9 che sono cambiamenti climatici ed altri, per poter raccogliere poi anche tue considerazioni, perché è sempre un documento in divenire relativamente a questo tema. Benissimo, quindi ringrazio molto. Te lo mangiamo. E poi dico, questa, tu prima hai parlato di TAM, eccolo qui, questo è il nostro simbolo poi alla fine, perché questo TAM come acronimo che vuol dire? Mi sa che l'abbiamo messo al contrario. L'abbiamo messo al contrario, vedi? Ma noi leggiamo anche dall'altra parte. Come Leonardo. Che vuol dire TAM? Tu lo sai, vero? Tutela ambiente montano. Con un senso proprio di tutela attiva la più ampia possibile e soprattutto preventiva, perché tu parlavi di prevenzione, certo, quando noi abbiamo a che fare con la consapevolezza. Assolutamente, perché dobbiamo prepararci a quello. Noi abbiamo una certa capacità di prevedere quello che può succedere, con le certezze quelle che vogliamo, però abbiamo una certa capacità di poter presumibilmente sapere se le cose stanno andando in un senso anche nell'altro, quindi è abbastanza, come dire, ingenuo non approfittare di queste informazioni in più che abbiamo, no? Mettiamola a disposizione e quindi un augurio per tutti quanti, soprattutto per i giovani e anche per i tuoi figli. Ma grazie mille per l'invito e per l'occasione. Ecco, auguri per il nostro ci sentiremo. Senz'altro, grazie mille. Va bene? Ok. Va bene, capo?